Cari amici, buongiorno, bentornati a una delle nostre piccole lezioni di musica. Il rapporto tra la musica popolare, la musica tradizionale, la musica colta è sempre stato presente, è sempre stato però trattato in modo differente dai vari compositori. Sto pensando dalle danze del tempo di Haydn ai Volkslieder elaborati per esempio da Mozart, da Beethoven. Un'idea di Volkslied pure presente nella produzione di Schubert e poi avanti, stiamo pensando durante il romanticismo le rapsodie ungheresi, le danze slave, quindi ripresi o rispettivamente da Liszt, da Brahms, da Dvorak e così via. E poi il rapporto tra musica popolare e musica colta, musica forte, come dice Pierino Principe, soprattutto nel Novecento si fa più forte e consapevole. Pensiamo per esempio a Janáček, pensiamo a Bartók, al suo uso di musica popolare in senso costruttivo, in senso strutturale, vero e proprio. Vi è una serie di compositori spagnoli, compositori latini in qualche modo, che attingono a piene mani, seppur con risultati diversi alla musica tradizionale. Uno di costoro, forse tra i maggiori del Novecento, e Alberto Ginastera, argentino, padre catalano, madre italiana, nato a Buenos Aires nel 1916 e morto in Svizzera nel 1983. Sicuramente tra gli esponenti di spicco, tra i compositori di musica tout court, di musica classica, anche perché è stato un compositore prolifico, è stato un educatore, un insegnante, fondatore, costitutore di diversi conservatori e scuole di musica, soprattutto in patria. Fu anche insegnante, pensiamo a ecco, tre dei suoi allievi completamente diversi, Astor Piazzolla da un lato, Maurizio Kagel, quindi sperimentatore, mentre Piazzolla, come tutti sappiamo, è stato l'ideatore del nuovo tango, no? Quindi di un recupero non danzato del tango argentino, e Valdo de los Ríos. Forse Valdo de los Ríos è il meno noto, però qualcuno si ricorderà che negli anni 70 ci fu, degli anni 70 in particolare, una sorta di combinazione tra musica classica e musica pop, in particolare con brani di Beethoven, di Mozart, la celebre sinfonia in sol minore, e Brahms anche, il terzo tempo della terza sinfonia, e questo in chiave pop, talvolta un po' discutibile effettivamente come risultato, e questo fu opera di Valdo de los Ríos, il quale nel 1977, a poco più di 40 anni, decise di suicidarsi. Mi ricordo ci fu un pesantissimo, insomma anche così pungente articolo di Beniamino Del Fabbro, critico di allora, tra i più furenti, ecco, che disse l'insperato suicidio di Valdo de los Ríos. Ecco. Però torniamo al nostro, torniamo a Ginastera. Ginastera fu esponente, come dicevo, non solamente della musica sudamericana, ma della musica americana, della musica del Novecento in genere. E si possono cogliere tre momenti della sua produzione: il cosiddetto nazionalismo oggettivo, ovvero quello del primo periodo, quello in cui egli utilizza motivi, temi popolari per poi rimaneggiarli, sto pensando alle danzas argentinas, poi una sorta di nazionalismo soggettivo in cui lui ricrea alla sua maniera queste melodie, una sorta di atmosfera rivisitata, e poi un neo-espressionismo con tendenze seriali, un po' diciamo schoenbergiane, seppur l'elemento ritmico, l'elemento melodico facciano capolino molto spesso. È un compositore potente dal punto di vista proprio dell'energia ritmica, dalla felicità melodica, dall'uso veramente creativo, inventivo dell'orchestrazione. Fu un compositore veramente che si così diresse la propria attenzione a più repertori, le opere, i film, musica orchestrale, sinfonica, i concerti, due concerti per violoncello, per arpa, per pianoforte, per violino,
molta musica da camera, musica per chitarra, musica corale, effettiva musica per pianoforte, ovviamente. E quindi forse è un compositore che forse non è tanto conosciuto, però sempre di più viene proposto anche le sale da concerto. Io vorrei ascoltare tre esempi. Pensiamo, ecco, la sua influenza fu non solamente per quanto riguarda nell'ambito della musica classica, anche dei suoi allievi, insomma, però anche per quanto tracimò addirittura nel pop, nel rock progressivo, nel progressive rock, pensiamo a quel grande movimento di rock colto, quasi rock sinfonico, che vede per esempio nei Pink Floyd, sto pensando all'album Atom Earth Mother, o nel trio Emerson, Lake and Palmer, o in Italia, per esempio, al Banco di Mutuo Soccorso, fantastico gruppo band italiano, composto tra l'altro dai fratelli Innocenzi, che inventarono delle musiche meravigliose, tra cui l'LP Darwin, che è un capolavoro assoluto, secondo me, degli anni 70. Emerson, Lake and Palmer. Emerson ebbe un incontro con Ginastera in Svizzera. In Svizzera si era rifugiato a Ginastera dopo il 1968, dopo un golpe militare che vide appunto sotto questo, diciamo, sorta di così, regime totalitario l'Argentina per molti anni, e anche consapevolmente Ginastera lasciò il suo paese e si recò in Europa e morì in Svizzera. E in Svizzera si incontrò con Emerson, il quale, Keith Emerson, del trio appunto Emerson, Lake & Palmer, gli dedicò una rivisitazione della sua toccata veramente in chiave potentissima. Quindi io quello che vorrei ascoltare con voi sono tre esempi: una toccata concertata per pianoforte, il pianoforte è parte dell'orchestra, le Danzas Argentinas. Sono tre momenti, in particolare nella interpretazione di Roberto Plano, grande pianista italiano da qualche anno negli Stati Uniti come insegnante apprezzatissimo, persona meravigliosa. E poi un altro esempio sinfonico, Malambo, la danza finale di questo imponente lavoro. Vi lascio quindi sulle note di Alberto Ginastera, spero vi piaccia questa trasmissione e che ci si veda prossimamente con un altro dei nostri fantastici compositori tra il Novecento, o meglio tra il XX e il XXI secolo. Buona giornata.